Tutti, io sono Diana Donatini dell'MFE Difesa, do il benvenuto a tutti a questo incontro su Brexit è l'ora dell'addio, organizzato dalla sezione MFE Difesa di Forlì e di Valpolicella. Già il titolo dell'iniziativa non fa presagire nulla di buono su un tema di scottante attualità come quello dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il processo di adesione del Regno Unito dell'Unione Europea non è mai stato facile, anzi è stato problematico, caratterizzato da segnali significativi, direi preoccupanti, quali la mancata adesione al Trattato di Schengen e alla moneta unica. Ma il vero spartiacque nei rapporti tra il Regno Unito e l'Unione Europea è stato il referendum del 2016, che ha rappresentato l'inizio della rottura. Proprio il 9 maggio del 2016, in occasione della festa dell'Europa, circa un mese prima del 23 giugno, giorno del referendum, il nostro gruppo, la nostra sezione, organizzò un incontro con Patrick Leach, che è qui con noi stasera anche, docente di lingua e cultura inglese presso l'Università di Bologna, Forlì, sul tema Tempesta nella Manica. Già il titolo della conferenza era molto significativo, molto indicativo e anticipava in modo esplicito quello che poi si sarebbe verificato a seguito, in seguito. Quindi oltre 3 anni di trattative estenuanti che non sembrano aver portato risultati concreti. Infatti, a pochi giorni dalla fine del periodo di transizione che scade il 31 dicembre di quest'anno, il no deal sembra essere sempre più vicino. Come si è arrivati a questa situazione, a questo punto? Quindi quali gli effetti, le conseguenze, le implicazioni sia per i cittadini britannici che per quelli europei? Qual è il ruolo del Regno Unito e dell'Unione Europea nel quadro geopolitico internazionale? A queste domande risponderanno i nostri ospiti di stasera. E inizieremo quindi, anzi, vi ringrazio molto, li ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Iniziamo con Gabriele Bassani che farà un breve excursus su quella che è stata la politica estera dell'Unione della Gran Bretagna con il suo ridimensionamento in quello che era lo scacchiere internazionale a partire dalla metà degli anni 50. Seguirà poi Patrick Leach, che come ho detto prima era già stato con noi ancora prima del referendum, e che tratterà le ragioni storiche e culturali della scelta del take back control da parte del Regno Unito. E seguirà Anne Parry, segretaria del MFE di Valpolicella, che anche lei docente di inglese, è stata docente di inglese presso l'Università di Verona e Ca' Foscari a Venezia, e mi dice che ci credo fortemente militante anti-Brexit. E sia Anne che Patrick sono in Italia, vivono e operano in Italia da oltre 40 anni, quindi conoscono bene il problema dei diritti e delle conseguenze che questa rottura porterà sia ai cittadini inglesi in UE che a quelli italiani in Gran Bretagna. Concluderà la serata il nostro presidente nazionale Giorgio Anselmi, che tratterà del problema Brexit e della sottovalutazione da parte delle classi dirigenti inglesi di quello che è stato il capitale politico investito da quelle continentali nel quadro più ampio del processo di unificazione europea. Auguro buona serata a tutti e vi ringrazio per la partecipazione. Passo la parola al primo relatore, professor Gabriele Bassani. Io parlerò del problema del difficile ingresso della Gran Bretagna nell'Unione Europea. La premessa si trova nella conferenza di Bandung del 1955, quando è nato il movimento dei paesi non allineati, di quei paesi cioè che si ponevano in equidistanza tra l'area dominata dall'Unione Sovietica e quella dominata dagli Stati Uniti. Uno dei fondatori di questo movimento era proprio il presidente egiziano Nasser. Davanti all'allontanamento della politica di Nasser
dalle potenze occidentali che tendevano a dominare l'Egitto, le potenze stesse, Stati Uniti e Gran Bretagna, sospesero il finanziamento per la diga di Assuan, che era un punto centrale del piano economico di Nasser per lo sviluppo dell'Egitto. Il presidente egiziano reagì nazionalizzando la compagnia che gestiva il canale di Suez, il cui 44% era proprietà della Gran Bretagna. Il canale di Suez aveva una grande importanza sia simbolica, era stato il collegamento dell'impero inglese, che reale ed economica, perché di lì passavano i 2/3 del petrolio che andava a rifornire l'Europa. Quindi il controllo del canale di Suez parve essenziale e Gran Bretagna e Francia, con l'aiuto di Israele, si accordarono immediatamente per un'azione militare che li portasse a riprendere il controllo del canale. Questa operazione si sviluppò fra il 31 ottobre e il 7 novembre del 1956, quando, dopo bombardamenti pesanti, le truppe inglesi, paracadutate le truppe francesi, presero il controllo del canale, suscitando immediate reazioni internazionali che non si aspettavano. L'Unione Sovietica, che in quel momento stava reprimendo duramente la rivolta ungherese, colse la palla al balzo, deviando immediatamente l'attenzione internazionale verso l'azione imperialistica della Gran Bretagna, minacciando addirittura un intervento militare senza limiti contro Francia e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti, per salvare la pace, intervennero facendo pressioni sulle potenze occidentali perché si ritirassero. D'altra parte, nel Commonwealth stesso si verificò una reazione negativa. L'Australia, l'India e il Canada presero posizione contraria all'intervento inglese e addirittura il ministro degli esteri canadese Pearson propose la nascita di una formazione militare di interposizione gestita dall'ONU che consentisse il ritiro delle truppe occidentali e il ritorno graduale del canale all'Egitto. Per questo, tra l'altro, ebbe anche il premio Nobel. Davanti a questa situazione, la Gran Bretagna e la Francia nella primavera del 57 dovettero ritirarsi. La Gran Bretagna registrò un fortissimo ridimensionamento del suo ruolo politico internazionale. Non si vide più grande potenza davanti alle due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica. Nello stesso tempo capì di aver perso il controllo politico del Commonwealth, che in questa situazione aveva preso posizione contro la politica in realtà imperialista della Gran Bretagna. Nello stesso tempo capì di aver suscitato l'ostilità di tutto il movimento dei non allineati. Davanti a questa situazione, il ministro degli esteri Eden, scusate, il premier Eden, che era stato ministro degli esteri di Churchill ed era l'ultimo rappresentante dell'imperialismo inglese, si dimise lasciando il posto ad Harold Macmillan, che nel giro di pochi anni, 1961, avviata la decolonizzazione, preso atto del ridimensionamento complessivo dell'Inghilterra sullo scacchiere mondiale, avviò un confronto con i paesi della comunità europea per avviare l'ingresso. A questo punto, però, si trovò davanti alla reazione del presidente francese De Gaulle. Macmillan lasciò il posto a Douglas Hume e De Gaulle, nel 1963, con una sua conferenza stampa, disse che non era accettabile che la Gran Bretagna volesse entrare nella comunità europea attraverso trattative, in quanto avrebbe dovuto semplicemente accettare ciò che era stato fatto, il Trattato di Roma e i successivi regolamenti e i successivi accordi che erano stati presi tra i paesi europei. E pose quindi il suo veto in queste condizioni all'ingresso della Gran Bretagna. La Gran Bretagna riprovò ad aprire la questione col ministro Wilson nel 1967 e Wilson era il responsabile dei laburisti, premier laburista, e non era un europeista convinto, però capiva la necessità di non mantenere l'Inghilterra isolata. D'altra parte, la Gran Bretagna aveva provato anche un contatto con l'Associazione di Libero Scambio Europea, però che erano i paesi non uniti alla CE, che però non aveva dato grandi prospettive, per cui aveva puntato tutto sulla comunità europea. Nel 67
Wilson riaprì le trattative, ma di nuovo De Gaulle si oppose duramente, questa volta motivando anche le sue posizioni con una famosa conferenza stampa del 27 novembre del 67, in cui accusò la Gran Bretagna di voler entrare solo per far fronte alle sue necessità economiche, finanziarie e monetarie, cercare un'ancora di salvataggio, disse De Gaulle, senza condividere in fin in fondo quelli che erano i principi fondanti della CEE. In realtà De Gaulle aveva anche paura della crisi della sua politica, che era basata su un'alleanza franco-tedesca per controllare la comunità europea. È chiaro che l'ingresso della Gran Bretagna avrebbe mutato la situazione. Comunque De Gaulle sostenne che la Gran Bretagna non condivideva i principi e che ancora era legata a una sua visione individualista, legata a una tradizione politica imperialista che difficilmente si conciliava con la partecipazione a paritaria alla comunità europea. Difatti le trattative, diceva De Gaulle, chiedono dei privilegi per la Gran Bretagna che non sono di fatto accettabili. Non solo, aggiunse letteralmente che se voleva entrare in Europa c'era un solo modo per la Gran Bretagna, quello di cambiare il suo modo di letteralmente stare al mondo. Quindi praticamente chiedeva un mutamento della natura dello Stato inglese, del suo nazionalismo, e chiedeva quindi qualcosa che avrebbe cozzato contro tutte le tradizioni dell'Inghilterra. Richiamò lo splendido isolamento, richiamò il blocco continentale del 1806, cioè tutte le situazioni in cui l'Inghilterra si era contrapposta e si era divisa dall'Europa. In questo contesto rispose due giorni dopo il Premier Wilson, dicendo che in realtà era stata la Comunità Europea che aveva chiesto trattative alla Gran Bretagna e che in fondo quello che chiedeva la Gran Bretagna era quello che poi era stato fatto alla base del Patto di Roma e che la Gran Bretagna non si sentiva poi di fatto impegnata né ostacolata dall'appartenenza al Commonwealth, in quanto la presenza in più istituzioni non avrebbe costituito per loro un problema. De Gaulle comunque mantenne duramente il suo veto e questo impedì alla Gran Bretagna di entrare nella comunità europea. Nel 1969 però il generale De Gaulle lasciò il potere il 28 aprile del 69 in seguito a un fallimento di un referendum che aveva proposto. Conseguentemente nel 70 si aprì nuovamente la trattativa sotto la guida ancora una volta dei conservatori e nel 1973, il 1 gennaio, il premier Edward Keith ottenne l'ingresso della Gran Bretagna in Europa. Complessivamente erano occorsi 14 anni, 13 anni di trattative per poter entrare in Europa, ma immediatamente Heath fu sostituito di nuovo da Wilson, che non era un europeista convinto. Nel 1970 il rapporto Gallup aveva fatto noto che il 55% della popolazione inglese era contraria all'ingresso in Europa. Quindi, prendendo spunto da questo, Wilson promosse un referendum la cui domanda centrale era: vuole il popolo inglese rimanere stay nella comunità economica europea? Il risultato del referendum, tenutosi nel 1975, fu abbastanza imprevisto. Più del 67% della popolazione votò a favore del mantenimento della situazione, cioè rimanere all'interno della comunità europea. A capo dei conservatori in questo periodo era andata la prima donna che guidò il partito, Margaret Thatcher, e il suo sostegno anche al referendum portò a questo grosso risultato. Bisogna dire che quando la Thatcher prese il potere nel 1979, cominciò immediatamente a porre tutte quelle distinzioni che poi De Gaulle aveva previsto, che rilanciavano il nazionalismo inglese e anche una misura di imperialismo, vedi ad esempio l'operazione delle Falkland. Nel 1981 la Thatcher oltretutto pronunciò la famosa frase «I want my money back». Quindi
pur non chiedendo l'uscita dall'Unione Europea, chiese di rinegoziare quelli che erano le condizioni di ingresso e soprattutto le condizioni finanziarie della permanenza. Ecco, io qui mi fermerei, credo di aver illustrato sufficientemente quella che è stata la complessità e la difficoltà dell'ingresso. Grazie, grazie Gabriele Bassani per il tuo contributo, che ci ha permesso un po' di ricostruire anche in chiave storica questo rapporto che possiamo definire complicato e difficile tra Regno Unito ed Europa. Allora, io vi ricordo che potete intervenire al termine degli interventi programmati utilizzando la chat di Zoom, se volete scrivendo direttamente la domanda, il chiarimento che vorrete porre, o semplicemente prenotandovi con l'intervento, oppure anche per chi ci segue live su Facebook commentando il post della diretta sulle pagine che sta girando sulle pagine delle sezioni che hanno organizzato questa iniziativa, come ci ha ricordato Deanna all'inizio. Ora passiamo la parola a Patrick Leach, docente presso l'Università di Bologna, che ringrazio per aver accettato il nostro invito a essere qui con noi. Patrick, cerchiamo di chiudere questa analisi storica venendo un po' ai giorni nostri, a quello che ha portato al referendum, insomma, a questi mesi che stiamo vedendo di negoziati. Sembra che ci sia concentrati più che altro sullo spostare, no, direi, il problema, senza forse interrogarsi su come risolverlo. Quindi vediamo oggi dove siamo. Molto si potrebbe dire anche, se vogliamo, sulle responsabilità dei vari leader conservatori che si sono alternati in questa staffetta, partendo da Cameron, che era quello che si augurava la vittoria del Remain, a Theresa May, poi insomma, all'ultimo Boris Johnson. È chiaro che non possiamo considerare il Regno Unito come un normale Stato europeo, visto anche quello che è stato il suo ruolo e che ha svolto nel contesto internazionale, insomma, il peso che ha. Però possiamo sicuramente tranquillamente dire che non è mai stata nascosta una certa insofferenza, non so se sei d'accordo Patrick, del Regno Unito verso il processo di integrazione europea. Forse qualche eccezione, direi, dalla Scozia. A te Patrick, grazie. Grazie mille, mi sentite bene? Mi sentite bene? Sì, ti sentiamo Patrick. Sì, no, grazie soprattutto dell'invito da parte di MFE. Io sono ovviamente contrario a Brexit come molti, quasi tutti qua, credo. Mi ricordo bene il momento a Faenza 4 anni fa, non che credo che sia cambiato da allora. L'ora di addio è il titolo dell'incontro. Io devo dire la mia tristezza era colmo già il 23 giugno, quindi non mi sento in qualche modo che adesso punto di svolta, penso che il punto di svolta che sia già stato in qualche modo già avuto. E grazie anche a Gabriele Bassani, ha fatto un'ottima ricostruzione storica della difficoltà dell'Inghilterra nell'ingresso dell'Unione Europea, quindi bisogna ricordare questo. E grazie anche di aver ricordato il referendum, cioè il referendum del 75, che appunto nel quale il 67% delle persone hanno votato a favore di rimanere, e in netto contrasto con quello del 23 giugno. E questo, secondo me, è la chiave del nostro domanda storica, insomma, com'è che questo è cambiato nel giro di 40 anni e in che modo il mondo è cambiato. Io non so se vedete questi, vorrei iniziare questi due passaporti, no? Il passaporto questo è il passaporto in inglese fino a un anno fa, colore europea. Ho appena rifatto il passaporto, ho la cittadinanza anche inglese, e il passaporto adesso è blu. Allora questo potrebbe sembrare una cosa abbastanza ininfluente, ma a mio parere è assolutamente fondamentale, perché qui stiamo trattando della politica, stiamo parlando anche ovviamente di un insieme di relazioni politiche, storiche, internazionali negli ultimi 40-50 anni, ma stiamo anche trattando un aspetto assolutamente simbolico e viscerale.
Questo secondo me è il simbolo dell'esito in qualche modo del slogan più famoso del referendum, che è quello di take back control, riprendiamoci il controllo, no? E in questo secondo me gli inglesi o quelli inglesi che poi sostengono Brexit hanno in qualche modo l'apparenza di aver portato a casa il controllo. Ovviamente è un controllo del tutto effimero a mio parere, ma secondo me questo aspetto identitario è molto importante, ma anche l'aspetto della cittadinanza. Il passaporto, come non devo ricordare, è un aspetto formale che vale al momento di varcare una frontiera, quindi ha un aspetto, secondo me, politico, identitario e di diritti politici assolutamente fondamentale. Quindi, scusate questo incipit, io non so come parlare di Brexit, è così complicato, così complesso, è complesso anche in termini di effetti che ci saranno dopo la trattativa, è complesso comunque anche se la trattativa va a buon fine, è complesso a livello economico, esattamente cosa succederà, ci sono tanti economisti che discutono, io non sono un economista, non vorrei entrare in questo ambito, è chiaro che secondo me sarà negativo per quanto riguarda l'Inghilterra, ma con l'effetto preciso fa un po' fatica a capire e sarà fatica, ci vorrà anche qualche anno, credo, per capire qual è l'effetto vero a livello economico, ma anche politico. Torno un attimo al referendum, comunque i miei commenti, scusate, sono un po' generale piuttosto che specifico nel ricostruire questi ultimi 40 anni. Ricordiamoci che comunque il Leave è stato votato da 52-53% dell'Inghilterra, degli inglesi e dei gallesi, ma in Scozia soltanto 38% hanno votato Leave, quindi 62% hanno votato per rimanere, e anche in Nord Irlanda, che ha vantato una tradizione unionista molto forte, di maggioranza, fra l'altro unionista in termini di ovviamente l'unione fra l'Inghilterra e Nord Irlanda, 44% soltanto hanno votato per Leave. Quindi qui siamo di fronte a sì una crisi fra l'Inghilterra e l'Europa, ma anche secondo me una crisi all'interno dello Stato del Regno Unito che, come voi sapete, è fatto di quattro nazioni, Inghilterra, Galles, Scozia e Nord Irlanda. Con Brexit il nazionalismo scozzese, il partito nazionalista scozzese è in aumento, Sturgeon ha già chiesto, vuole andare verso un secondo referendum, quindi c'è una vera possibilità che ci sia anche una frammentazione della Gran Bretagna o del Regno Unito, che è stata auspicata da alcuni già fin dagli anni 70 del secolo scorso. Questa è la prima cosa, per non parlare dell'Irlanda e la battaglia su dove metti la frontiera, se lo metti fra Nord Irlanda e Irlanda, come vorrebbero gli inglesi, oppure, sto parlando della frontiera doganale soprattutto, oppure fra l'isola dell'Irlanda e l'Inghilterra, come è stato concordato nel withdrawal agreement un anno fa, sconfessato successivamente da Boris Johnson, ma lì c'è anche un po' della zona grigia. Quindi già lo Stato della Gran Bretagna è abbastanza, secondo me, in crisi su questo aspetto. Non si vede adesso, tutta l'attenzione è sull'Europa, se non anche sul Covid, ma secondo me in futuro questa frammentazione è destinata ad aumentarsi. Insieme a questo, secondo me, gli ultimi 40 anni ha visto, gli ultimi 15-20 anni in particolare, ha visto la crescita di un nazionalismo prettamente inglese che non abbiamo visto prima. Questa, secondo me, è una novità. C'è sempre stato in qualche modo dei partiti di destra periferi, per così dire, periferi alla politica generale, ma un nazionalismo più estesa, più popolare, fatta anche dalla Croce di San Giorgio, per così dire, è una, secondo me, una cosa abbastanza recente. Quindi anche questo va nella direzione, in qualche modo, di frammentazione della Gran Bretagna, ed è una chiave di un certo tipo di populismo nazionalista che, secondo me, ci porta anche a capire un po' perché questa percentuale si è mutuata al 67% a soltanto al 52%, anzi almeno, scusate. Volevo tornare un attimo allo slogan Take Back Control, riprendiamoci il controllo. E cosa significa questo? Take Back Control implica quindi che l'Inghilterra, la Gran Bretagna, era abituata in qualche modo ad avere un controllo che poi non ha più,
no? Questa è la sensazione, secondo me, di una nazione in crisi, di una nazione piccola in una scala mondiale che comprende adesso la Cina, l'India, eccetera, che cappeggiava anche in Commonwealth, in Impero, negoziava in qualche modo in una maniera diretta con l'Unione Europea. E quindi secondo me questa debolezza dell'Inghilterra si trova in questo, l'Inghilterra come si dice in italiano, no? L'Inghilterra è intesa anche come Stato della Gran Bretagna e del Regno Unito. Quindi questo elemento di ripicca in qualche modo verso il mondo, credo che sia anche all'origine di Take Back Control, ma ci sono un paio di altre cose. Una, secondo me, è una cosa che dobbiamo comunque riconoscere come europeista e che comunque c'è, ma voglio dire, questa è una politica, credo, dell'MFA da molto tempo, un sistema politico europeo che tende a essere burocratico, amministrativo e politico e non dei cittadini, no? Credo che ci sia ancora questa percezione di un deficit culturale, un deficit simbolico verso l'Europa. Noi cerchiamo di promuovere una cultura europea, ma lo facciamo con le celebrazioni del 9 di maggio, con una serie di eventi, ma bisogna dire che finora l'Europa non ha sprofondato nelle anime degli europei e non a caso poi nascono i nuovi nazionalismi laddove c'è uno spazio della politica, altri movimenti ci entrano. E non vorrei essere troppo ottimista, ma mi sembra che negli ultimi anni, fra l'altro, questo aspetto forse insomma della promozione, della percezione dell'Europa è un po' cambiato. Credo che ci siano i grandi drammi dell'Europa, no? A partire dalla Grecia, del Brexit, anche per quanto riguarda la discussione proprio su Brexit, credo, e anche per quanto riguarda la politica economica, finanziaria dell'Europa, credo che ci sia più attenzione verso l'Europa, quindi più una narrativa europea che sta mandando avanti. Quindi credo che questa sia una cosa positiva, ma credo che sia in qualche modo una cosa nuova e abbastanza uno degli elementi che l'Inghilterra, come tanti altri paesi, o gli inglesi hanno sentito. Tornando a livello storico, io credo che questo take back control torna anche a calcare questo eccezionalismo inglese di cui poi Gabriele Bassani ne ha parlato a livello politico. E ricordiamoci che l'Europa, quando è nata negli anni 50, era molto concepita come una specie di risposta ai totalitarismi e ai nazionalismi del primo parte del secolo del Novecento. E questo aspetto l'Inghilterra non ha mai condiviso. È stato citato l'isolamento splendido, eccetera, ma secondo me l'isolamento splendido principale nella testa, e dico anche nel cuore dell'Inghilterra, era quello del 40-45. L'idea che di Churchill dice Britain stands alone, non Inghilterra sta da solo, e si narra in qualche modo, la Gran Bretagna narra una grande narrazione storica, eroica della posizione dell'Inghilterra negli anni 40, quindi si vede e si sente una cosa eccezionale. Non a caso, secondo me, negli ultimi anni sono stati due film che hanno ripreso questo momento, soprattutto nel 1940, uno su Churchill e uno su Dunkirk. Quindi secondo me è ancora lì e viene ripreso e viene riproposto in qualche modo nella cultura inglese. Altri elementi di cui poi ha trattato già Gabriele Bassani, l'esperienza dell'imperiale, che senso in qualche modo Inghilterra appartiene anche a qualcosa di più ampio dell'Europa, e questo, tornerò su questo fra un attimo. E credo che questo insomma sia in qualche modo le ragioni storiche di questo slogan Take Back Control, che in qualche modo risuona nella percezione degli inglesi verso l'Europa. Lo slogan è stato inventato dal Deus Ex Machina di Boris Johnson e del campagna Leave, Dominic Cummings, che adesso invece è stato mandato a casa, ma credo che fosse un spin doctor eccezionale, in qualche modo riusciva sempre a trovare uno slogan che in qualche modo riusciva a calcare anche i sentimenti di alcuni elementi inglesi. Altro elemento che secondo me
risponde a questo take back control è la migrazione. Migrazione, anche questo è un fenomeno europeo, è stata una crisi europea già nel 2015, in specifico per quanto riguarda la migrazione nuova verso l'Europa, ma l'Inghilterra ovviamente ha una storia della migrazione molto più lontano. La migrazione in Inghilterra inizia in modo forte, c'è sempre stato, ma inizia in modo forte nel 48, negli anni 50, e quindi questa idea di una popolazione inglese multiculturale, multietnica, è molto radicata, è sempre stata molto contesa da parte di un certo tipo di nazionalismo etnocentrico inglese, fin dagli anni 50 e 60 con Enoch Powell ed altro. Questa è stata ripresa in modo forte durante la campagna per portare l'Inghilterra fuori dall'Europa, il mito dell'idraulico polacco che veniva in Inghilterra per rubare il lavoro degli inglesi, lo spauracchio anche della migrazione di massa della Turchia, che è stato visto e in qualche modo interpretato in maniera molto falsa come un nuovo entrato, insomma uno Stato che entrava nell'Unione Europea già di domani, e quindi questo spauracchio è stato molto forte. E questi due elementi, ma altri elementi, hanno secondo me calcato questa paura della migrazione, paura di una società multiculturale, multietnica. È stato fatto questo al stesso momento anche di una politica di restrizione in termini della cittadinanza inglese. È stato fatto questo a danno soprattutto della popolazione dei Caraibi, coloro che venivano in Inghilterra nel 40 e negli anni 50, chiamato the Windrush Generation, generazione Windrush. Windrush è il nome della nave più famosa che è venuta in Inghilterra nel 48. Tanto è vero che moltissime di queste persone si sono trovate in qualche modo in difficoltà senza la cittadinanza inglese, senza la possibilità di ottenere la cittadinanza inglese. Ed è stato visto e in qualche modo analizzato come il grande scandalo della cittadinanza inglese. Lo menziono perché secondo me questo, voglio dire, si combacia proprio con la paura dell'Inghilterra verso una società multietnica, multiculturale, e inclusa anche ovviamente le persone dell'est Europa, soprattutto che vengono a lavorare in Inghilterra. Quindi credo che questo sia stato un altro elemento storico dietro una specie di nazionalismo, etnocentrismo inglese che spiega un po' le ragioni spiego un po' la decisione nel 2016. Lo menziono anche perché lì ovviamente è un problema, un aspetto di cittadinanza molto forte. So che Anne Parry si occupa anche dei diritti degli inglesi in Europa e dei diritti degli europei in Inghilterra. Non posso addentrarci io, Diana ha detto che conosciamo bene, non lo conosco molto bene perché credo che sia anche una situazione in grande mutamento, ma dal momento in cui hai due passaporti di colore diverso, no? Il momento in cui tu hai delle diritti per i cittadini, per gli studenti per dire, per gli inglesi e un altro per gli europei, inizia a dividere delle popolazioni in maniera molto forte, e credo che questo sia uno dei pericoli molto forti. Noi siamo molto incentrati sull'aspetto economico, ma credo che sia l'aspetto del diritto e dell'appartenenza politica, la cittadinanza, credo che sia una grossissima questione. Io chiudo su due note positive. Uno è anche la reazione degli inglesi verso lo scandalo del Windrush e anche il problema del Black Lives Matter nell'ultimo anno. Credo che ci sia una popolazione inglese molto più dinamica, molto più accogliente, molto più aperta a livello culturale, etnica, diciamo, che di quello che noi vediamo con Boris Johnson ed altro. E quindi secondo me c'è anche una possibilità nelle nuove generazioni che ci sia un ravvicinamento dall'Inghilterra e la Gran Bretagna. Vi ricordate anche che una maggioranza schiacciante della generazione dai 18 ai 24 anni hanno votato Remain, quindi una generazione che comunque vede in qualche modo il suo futuro anche personale in Europa, credo ci sia ancora. L'altra nota positiva, insomma, a livello proprio
storia del long durée, per così dire. L'Inghilterra è a 20 miglia, 20-30 chilometri dalle coste dell'Europa. Io credo che ha un mercato enorme l'Europa per la Gran Bretagna. Ci sono una serie di accordi, insomma, che vanno dalla macchina, dalla sanità, a ogni aspetto economico, che si fa molta fatica a sfilacciare. Io ho ancora la speranza che, dato una generazione, 20-30 anni, si riuscirà e si dovrà in qualche modo ricompattare questo tipo di accordo fra un'Inghilterra che può essere un'Inghilterra un po' diversa e l'Europa, che anche l'Europa fosse una cosa un po' diversa. Quindi grazie all'opportunità e ovviamente aperto a domande successive. Grazie. Grazie Patrick per il tuo contributo, grazie davvero. Ora la parola, come è stato ricordato da Deanna nell'introduzione, la diamo a Anne Perry, che è segretaria della sezione MFE del Valpolicella, che anche lei, come Patrick, ci può dare una lettura, anche insomma, vista la sua esperienza personale. Abbiamo appunto detto che questo periodo di transizione doveva finire da tempo, avere già un accordo, sostanzialmente aver già risolto tutto. Siamo, come più volte definito da alcuni commentatori, ai tempi supplementari, e quindi in questo momento un no deal sembra molto, molto vicino. Quindi vorremmo provare a capire chi ci rimette davvero, insomma, quelle che normalmente chiamiamo analisi costi-benefici di un'operazione, ma forse non sono mai state fatte fino in fondo dal Regno Unito. Abbiamo vissuto forse una fase fatta, se vogliamo, no, di slogan, una fase, insomma, di una fatta da una politica incendiaria, se vogliamo, per certi versi definirla, senza appunto prevedere o analizzare fino in fondo quelle che sarebbero state le ricadute sui cittadini e sulle imprese. E quindi cerchiamo, passo la parola a Anne, di capire con un no deal cosa rappresenterebbe proprio per i cittadini inglesi e europei, per non parlare poi anche di quelle che sono anche delle imprese che si trovano con molti punti di domanda e pochissime certezze, in una fase dove si somma anche tutto questo, le conseguenze che viviamo tutti i giorni del Covid. A te, Anna, la parola. Grazie Marco e buonasera a tutti. Io adesso cerco di far vedere un po' qualche diapositiva, spero che riuscite a vedere. Ecco, quindi io parlerò un po' della perdita proprio della cittadinanza europea, che è quello che succede ai britannici residenti, ai tutti i britannici, insomma, però che sta creando enormi problemi, in particolare ai residenti britannici in Europa. Ecco, sta creando problemi anche per molti britannici che lo stanno capendo un po' alla volta, quelli che hanno deciso di comprare magari casa in Francia oppure in Italia o in Spagna, però non potranno più trasferirsi e lavorare, vivere, magari andare in pensione come hanno fatto finora nei 27 stati membri. Quindi dopo il primo gennaio questi potranno venire solo per 3 mesi alla volta, e questo sta creando molti problemi. Ma vorrei tornare indietro un attimo all'accordo di recesso, il withdrawal agreement, che è stato firmato da Johnson alla fine di gennaio di quest'anno. E vi ricorderete, c'erano 3 aspetti principali e tutto il resto era lasciato alla dichiarazione politica, all'eventuale accordo commerciale che fa tanta fatica a venire alla luce. Ecco, la questione dell'Irlanda sembra risolta adesso. Johnson è stato costretto, non so se da Biden o da chi, a togliere la clausola della nuova legge sul mercato interno, che gli avrebbe permesso di disattendere l'accordo già firmato a gennaio. Ecco, il risultato di questo è che ci sarà a tutti gli effetti una frontiera in mezzo al mare tra l'isola di Irlanda e l'Inghilterra,
e che a questo punto il Regno Unito diventerà, come diceva Patrick, sempre meno unito probabilmente. La questione dei soldi, del contributo economico, sembrerebbe superata, anche se ci sono ancora quelli che cercano, quelli che vogliono uscire senza un accordo, continuano a parlare di soldi in più che bisognerà pagare se dovessero accettare un accordo commerciale, come se questo fosse un ragionamento. Ecco, però quello che io ho seguito in particolare è il discorso dei diritti dei cittadini, e l'accordo di recesso ha garantito molti diritti ai cittadini britannici già nell'UE e anche agli europei nel Regno Unito, ma non tutti i diritti, e ha creato vari problemi. Uno dei problemi che dobbiamo capire è chi può beneficiare di questi diritti che saranno appunto garantiti dall'accordo di recesso. Allora, attualmente gli europei hanno fatto dei calcoli più o meno che gli europei nel Regno Unito dovrebbero essere più o meno 3 milioni e mezzo, di cui 700.000 italiani, mentre gli inglesi in Europa sono più o meno 1,5 milioni, di cui 65.000 in Italia, quindi sono molto più gli italiani, diciamo, in Regno Unito che non gli inglesi in Italia. Allora, parlando un attimo degli europei in Gran Bretagna, hanno dovuto chiedere il settled status, cioè questa è una specie di certificazione digitale del loro diritto a rimanere in UK. E forse, forse sapete che in Inghilterra non esiste né l'anagrafe né la carta d'identità, per cui nessuno è in grado di dire anticipatamente, cioè non esiste proprio una dichiarazione della residenza, per cui per accedere a questa certificazione hanno dovuto caricare sul telefono, su un'app sul telefono, una serie di documenti tipo bollette della luce, lettere dalle banche e cose di questo genere. E alla fine dovevano riuscire a convincere lo Stato che sono residenti, e in questo caso veniva confermato il settled status, che però non dà diritto a nessun documento fisico, nessun tipo carta d'identità, passaporto, è solo una cosa che puoi vedere se vai sull'app oppure se dai il consenso a qualcun altro di andare sull'app. E questo fatto di non avere un documento fisico sta creando seri di problemi per chi vuole trovare un lavoro, cambiare casa, avere accesso ai servizi sanitari, eccetera. Ma il governo inglese è stato rigido su questo e ha rifiutato di concedere un documento fisico. E poi c'è il problema che molte persone, in particolare magari gli anziani, che non hanno mai chiesto la cittadinanza britannica perché non serviva, perché eravamo tutti cittadini europei, magari però hanno figli, hanno nipoti e vivono in Inghilterra da tanti anni, e si rifiutano di credere che devono registrarsi, perché hanno lavorato tutta la vita in UK, lavorando, pagando le tasse, eccetera. Ecco, per cui se avete amici o parenti nel Regno Unito potreste chiedere a loro se hanno già il settled status o se conoscono persone che non l'hanno ancora fatto. Ecco, è un po' la stessa situazione per noi britannici in Europa. Noi abbiamo dovuto registrarsi, gli inglesi in generale hanno dovuto registrarsi nei vari paesi dove sono residenti in base a 27 sistemi diversi, perché ogni paese decide come trattare i propri migranti praticamente. In Italia siamo fortunati perché il sistema è abbastanza semplice per chi è già in regola. Basta andare in comune e chiedere un'attestazione ai sensi dell'accordo di recesso.
Purtroppo anche qui molti britannici o non sanno o non vogliono saperne di chiedere la certificazione. Ecco, per questo io ho scritto questa lettera a un giornale locale, l'altro giornale di Verona, e vi leggo l'ultima parte. Il miglior regalo di Natale che potete fare ai vostri vicini di casa britannici è fargli questa domanda. Hai già fatto l'attestazione ai sensi dell'articolo 18,4 dell'accordo di recesso? In caso contrario, informati subito presso il tuo comune, mancano pochi giorni. Ecco, allora, un inglese che abita in Italia, ma che va all'estero, magari va in Inghilterra se può con il Covid, eccetera, ma se va in Inghilterra per qualsiasi motivo, senza questa attestazione, rischia di farsi timbrare il passaporto al ritorno e conseguentemente di avere delle difficoltà poi a rimanere, perché la data del timbro stabilisce l'inizio del periodo di 90 giorni che un cittadino di un paese terzo, come sono tutti i cittadini britannici dal 1 gennaio, dovrà rispettare. Quindi vedete, c'è scritto: nel caso di dubbio i passaporti vanno timbrati. Questa è proprio la commissione che ha deciso di essere abbastanza rigido, e penso che possiamo anche capire il motivo. Per cui ovviamente i britannici che vorranno entrare nei paesi Schengen in vacanza o per brevi periodi vedranno sicuramente timbrati i passaporti. Ecco, poi volevo parlare brevemente di tanti gruppi di aiuto che sono nati sia in Inghilterra che in Europa per aiutare i cittadini a mettersi in regola e capire la nuova situazione. Questa è la foto della manifestazione di British in Italy, quando Theresa May è venuta a fare al suo discorso a Firenze. Ma abbiamo manifestato anche a Londra, anche a Roma, e con la marcia per l'Europa nel 2017, dove io ho conosciuto poi i federalisti europei. È stato l'inizio di un lungo percorso di apprendimento sull'Europa. Non posso non menzionare British in Europe, un gruppo di altissimo livello che ci ha rappresentato con avvocati al massimo livello appunto a Bruxelles e a Londra. Senza il loro lavoro, l'accordo di recesso ci avrebbe garantito molti meno diritti. È stato veramente un lavoro eccezionale che hanno fatto. E invece a Londra, il gruppo The 3 Million, con altri gruppi, ha rappresentato gli europei nel Regno Unito. Per cui ci sentiamo tutti parte di 5 milioni di persone che sono coinvolte in questa triste storia. Ecco, last but not least, cioè un breve accenno ai libri in limbo. Questi sono due libri dove possiamo leggere le testimonianze degli europei in UK, il primo libro, In Limbo, e poi In Limbo 2, dove invece leggiamo quello che hanno scritto i britannici in Europa. I libri sono stati curati da Elena Remigi, che è una milanese residente a Londra, e che saranno in futuro una testimonianza perfetta della follia di Brexit. Quindi cercate il In Limbo Project su Facebook per tutte le informazioni. Credo che i libri siano disponibili anche su Amazon. I profitti dei libri vanno tutti spesi per l'acquisto di copie sempre dei libri da spedire a politici che devono capire che la Brexit ha creato tanti problemi per noi tutti. Ecco, e noi speriamo di avere Elena Remigi con noi in un prossimo incontro dopo Natale, che ci potrà raccontare questo bellissimo progetto. Questa è la testimonianza che io ho scritto, non per il libro, perché è una cosa che è venuta fuori dopo, ma lo trovate sul sito
in Limbo Project. La foto è di un ponte rotto che va da nessuna parte, con riferimento alla frase di Theresa May: "If you believe you are a citizen of the world, you're a citizen of nowhere, cioè sei cittadina da nessuna parte, da nessun luogo. Ecco, io ho la grande fortuna di essere cittadina europea ancora, essendo cittadina italiana, ma il mio paese ha reso molto difficile che io torni in UK, cioè torni là, per vivere gli ultimi anni della mia vita vicino a mia figlia e le mie nipotine, anche con mio marito Mario. E per questo rimaniamo in Italia a combattere per un'Europa sempre più coesa e solidale." Ecco, e con questo passo la parola a Giorgio Anselmi, presidente nazionale del Movimento Federalista Europeo, che mi ha onorato con la sua amicizia e fiducia quando mi ha chiesto di fondare la sezione dell'MFE della Valpolicella. A te la parola, Giorgio. Grazie. Spero che mi sentiate. Sì? Sì, ti sentiamo, Giorgio. Benissimo. Ma io credo che per esaminare un processo storico come quello che è stato delineato qui dagli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto naturalmente dei primi due, anche se ho apprezzato molto anche la testimonianza personale di Anna Ferri, insomma, che mi ha gratificato lei con amicizia in seguito appunto a queste vicende, occorre osservare innanzitutto due cose. Primo, i paesi europei si sono avvicinati al processo di unificazione europea in modo molto diverso. Tutti i paesi. Anche i paesi della piccola Europa, dei Carolingia, come veniva detto, che hanno dato inizio al processo di integrazione europea col Trattato di Parigi che fece nascere la Ceca nel 1951, dopo la dichiarazione Schuman del 1950. Il secondo aspetto è che tali diversi approcci sono stati per molti aspetti aggravati dal fatto che l'Unione Europea non si è costituita all'inizio con una Costituzione secondo il modello federale americano, Philadelphia 1787. Per cui tu entri e entri in una federazione. Se ti va bene è questa, se non ti va bene ti facciamo addirittura la guerra, come è successo con la guerra di secessione, e ti costringiamo a rimanere dentro e ad accettare le regole della federazione. Ma l'Unione Europea si è costruita attraverso un processo di lunga durata, chiamato, in termini che i tecnici giuristi conoscono molto bene, funzionalista o dei piccoli passi, ad essere più semplice, che non ha mai, all'inizio ha identificato bene la meta finale, perché nella dichiarazione Schuman si diceva che la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sarebbero state la prima assise concreta della Federazione Europea, è indispensabile la preservazione della pelle, prima assise concrete della Federazione Europea, indispensabili alla preservazione della pace. Ma poi persino questo obiettivo, oggi si parla di Ever Closer Union, un'unione sempre più stretta, senza che quell'obiettivo sia indicato in modo esplicito nei trattati, in particolare nell'ultimo che vi ha riassunto tutti nel trattato o nei trattati che sono in realtà due di Lisbona. Diverso approccio da parte degli Stati. Il paradosso è che il pensiero federalista è un pensiero soprattutto anglosassone, che si è sviluppato naturalmente innanzitutto negli Stati Uniti, al tempo della grande battaglia per la ratifica della Costituzione nello Stato di New York, quei tre grandi personaggi che tutti quanti conosciamo, Hamilton, Madison e Jay, e gli scritti Federal Papers, e la stessa nascita del Movimento Federalista Europeo è originata da un rapporto molto fecondo con la grande tradizione, in questo caso proprio inglese, di Federal Union, quando gli inglesi, di fronte alla minaccia di Hitler, propongono di fare una federazione a due, per certi aspetti, tra Francia e Regno Unito, per rispondere appunto alle minacce della Germania nazista. Però poi le cose si sono, come è stato detto anche prima dal professor Bassani, sono cambiate notevolmente tra le due principali potenze, oggi ancora membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e pensiamo quanto questo abbia a livello simbolico, i simboli contano molto nella storia, quanto sia importante la cosa. C'è stata la differenziazione perché la Francia è crollata di fronte appunto alle Panzerdivisione di Hitler, l'Inghilterra e il Regno Unito ha saputo reggere. E quindi gli inglesi hanno pensato e hanno vinto la guerra, mentre i francesi si sono aggregati agli altri vincitori, in realtà grazie a De Gaulle
il Regno Unito, appunto, ha vinto la guerra, è stato tra i vincitori della guerra, è stato tra i grandi, è stato detto prima bene dal professor Bassani. E ha avuto l'illusione di poter rappresentare ancora, sia da parte dei conservatori che da parte dei laburisti, di rappresentare ancora una potenza avente una dimensione mondiale, anche per Commonwealth e per altre sue condizioni storiche da un lato, economiche dall'altro, e quindi di poter fare a meno di integrarsi con gli altri paesi dell'Europa occidentale. Allora dell'Europa occidentale, naturalmente, perché la divisione del mondo di Urlocchi era un dato compiuto che nessuno poteva toccare, è stato visto in certi proprio a San Cirla con la famosa cortina di ferro. Prima il professor Bassani ha parlato del 1956 come di un trauma che ha colpito questi due paesi, la Francia e il Regno Unito, e da quel trauma è nata la volontà del Regno Unito in qualche modo di unirsi al processo di integrazione europea. Non dimentichiamo però nemmeno che in quegli anni, e mi soffermo su un fatto ora, non dimentichiamo meno che in quegli anni il trauma produce un altro effetto: la crisi irreversibile della Quarta Repubblica Francese e l'arrivo al potere di De Gaulle. È in quella finestra storica lì che nel 1957 si firmano i trattati di Roma. Se per caso De Gaulle avesse preso il potere subito dopo nel 1956, no, non ci fosse stato il caso Algeria, probabilmente i trattati di Roma non sarebbero arrivati e non avrebbero avuto le virtualità che poi noi federalisti stessi, pur non essendo funzionalisti ma federalisti, li riconosciamo. Bene, nei famosi colloqui di Val Duchesne che si tennero dopo la conferenza di Messina, in preparazione, Comitato SPAC, in preparazione di quello che diventeranno poi due trattati appunto di Roma, ma più importante quello della Comunità Economica Europea, assiste un funzionario mandato dal governo di Sua Maestà Britannica. Dopo poco tempo questo funzionario se ne va e pronuncia queste famose parole: signor Presidente, signori, vorrei ringraziarvi sinceramente per la vostra ospitalità e informarvi che si concluderà a partire da oggi. Infatti ritorno a Londra. Funzionario serio, quale mi onoro di essere, mi spiace perdere il mio tempo e non trovare alcuna giustificazione per la modesta diaria che ricevo dal mio governo. Ho seguito con interesse e simpatia i vostri lavori. Devo tuttavia dirvi che il futuro trattato di cui parlate e che siete incaricati di elaborare, A. non ha nessuna possibilità di essere concluso. B. se concluso non ha nessuna possibilità di essere ratificato. C. se ratificato non ha alcuna possibilità di essere applicato. In ogni caso, anche se lo fosse, rimarrebbe totalmente inaccettabile per la Gran Bretagna. Vi si parla di agricoltura, argomento che non ci è congeniale, di diritti doganali che noi respingiamo e di istituzioni che ci ispirano un vero e proprio orrore. Signor Presidente, signori, arrivederci e buona fortuna. Ecco, quel funzionario di cui non si conserva nemmeno il nome ha espresso una posizione che lungo tutta quanta la storia inglese ha avuto poi molti altri adepti. Tuttavia, col pragmatismo che ha contrassegnato anche appunto la storia inglese, gli inglesi non hanno potuto non tener conto, l'ha detto di nuovo il professor Bassani prima, del fatto che il processo di unificazione europea ha avuto uno straordinario successo. Lamento solamente due dati, per darvene uno, no? Tra il 1958 e il 1968, quando finisce il periodo transitorio, il PIL dei paesi dell'Europa occidentale cresce di più del 100% e gli scambi intracomunitari crescono del 500%. È il miracolo economico italiano, il miracolo economico tedesco, no? Versino di paesi sconfitti appunto sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale. Gli inglesi ne prendono atto, chiedono di entrare, c'è l'opposizione dei gol, tutte cose sono state dette bene. E alla fine entrano nella Comunità Economica Europea, come si chiamava appunto allora. Però sempre con l'idea che sì, siamo dentro un grande mercato, non accetteremo mai che questo grande mercato diventi uno Stato federale. Ecco il famoso orrore di quel funzionario per le istituzioni comuni. Per cui non dimentichiamo nemmeno che, per esempio, nella creazione del grande mercato interno del 92, no? Con la Commissione dell'Oro, certamente il Regno Unito ha avuto un ruolo molto, molto positivo, un ruolo trainante, perché questo appunto volevano gli inglesi, un grande mercato che eliminasse anche i lacci lacciuoli ai commerci intracomunitari. Ma laddove si voleva invece un'evoluzione
verso forme di sovranità appunto sovranazionale, l'opposizione inglese è stata dura, fortissima, e qui primo atto di rottura è stato ovviamente il trattato di Maastricht, perché capite bene, portare a livello europeo uno degli emblemi della sovranità nazionale, vale a dire la moneta, significava uno strappo notevole rispetto a quella comunità economica europea in cui gli inglesi erano entrati. E c'è questa scelta, che tutti quanti conoscete, dell'opting out, di rimanersene appunto fuori. Questa spaccatura non è stata priva di conseguenze. È stata una spaccatura fondamentale, perché in realtà da quel momento gli inglesi non sono stati più nella core Europe, non sono stati più nel blocco fondamentale dell'Unione Europea, nel gruppo di testa dell'Unione Europea. C'è stato un tentativo, non dimentichiamolo, da parte di Tony Blair, di portare il Regno Unito all'interno dell'Eurozona, cioè all'interno dell'Unione Monetaria. È un tentativo che Tony Blair ha fatto perché si rendeva perfettamente conto che nel momento in cui l'Inghilterra rimaneva, il Regno Unito rimaneva appunto fuori, pian piano sarebbe stato appunto marginalizzato, ma a Tony Blair quel tentativo non è riuscito, in particolare per la forte opposizione all'interno del suo partito, da parte del partito conservatore e da parte soprattutto della grande stampa britannica, o meglio, della grande stampa popolare britannica, grande nel senso di molto diffusa. Così è iniziato quel processo di emarginazione del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea, che ha portato poi alla scelta finale di Cameron di ottenere una serie di assicurazioni sul futuro, nel senso, voi potrete andare avanti, agree to disagree, un accordo sul disaccordo, voi potrete andare avanti, voi europei, ma noi inglesi non vi seguiremo appunto su strade di maggiore integrazione. E la scommessa era che il popolo inglese avrebbe accettato questo progetto, potremmo definire Europa alla carta, insomma, no? Vanno avanti coloro che desiderano, quelli che non lo vogliono non si servono, appunto, no? Non servono, non prendono quei piatti dal menù. Il calcolo si è rivelato appunto sbagliato per una serie di motivi di nuovo illustrati qui dal professor Nietzsche, se ricordo bene il cognome, non vorrei sbagliarmi, no? Il calcolo si è rivelato poi sbagliato e per una maggioranza molto risicata e con una divisione che ha provocato due dei quattro nazioni del Regno Unito, appunto l'Irlanda del Nord e la Scozia, a votare invece per la permanenza, appunto per il Remain, ne è nato fuori questo pasticciaccio brutto, per dirla con Ganda, che è appunto la Brexit. Ha parlato prima nel presentare un po' anche quella che sarà la parte finale della mia introduzione. Deanna prima diceva del discorso del capitale politico. È stato un grande commentatore di origine tedesca, per dire la verità, del Financial Times, a dire tutte le classi dirigenti inglesi non sono state capaci in questo lungo periodo di adesione al Regno Unito di rendersi conto come da parte dei paesi dell'Europa occidentale o da parte della core Europe, del blocco duro appunto d'Europa, e diciamolo pure in particolare da parte di Francia e Germania, c'era un fortissimo capitale politico investito nel processo di unificazione. Questo è stato un errore madornale che ha impedito alle classi dirigenti inglesi di entrambi i partiti per un lunghissimo periodo di tempo di rendersi conto e di capire, no? Che lo stiamo vedendo proprio quest'anno che sta volgendo al termine, perché quest'anno sarà l'anno della Brexit, ma è l'anno anche in cui l'Europa, al di là di tutte le possibili speculazioni, minacce di dissoluzione, gli altri sono venuti fuori di questi quattro anni, per di più, no? Italexit, Frexit, eccetera, eccetera, ha saputo con colpo di reni approvare, siamo i dati di questi giorni, un piano di rilancio dell'economia europea che, gente mia, è fatto di 1.848 miliardi nei prossimi 7 anni di euro. Una cosa, raddoppiamento del bilancio, cose che sembravano impossibili. Mario Monti ci ha ricordato lo scorso anno a Ventotene che Angela Merkel aveva detto non solo che non si sarebbero visti gli Eurobonds durante il suo mandato come cancelliera, ma non si sarebbero visti durante la sua vita, finché sarò viva. E queste sono cose che stiamo vedendo adesso: debito pubblico europeo, imposte europee, no? Con l'accettazione da parte di tutti quanti gli altri paesi. Questo elemento ha fatto, sono le cose di questi giorni e concludo con questo, ha fatto sperare, questa mancata consapevolezza ha fatto sperare gli inglesi che sarebbero riusciti a spaccare l'Unione Europea,
ci stanno tentando persino ridicolmente in questi giorni. Le accuse di grandi giornali appunto inglesi fatte alla Merkel, prima a Macron e poi alla Merkel, che non si sarebbe adoperato con la presenza semestrale, sono cose, no, di una... La Merkel ha risposto con una battuta dicendo sì, perché io non mi occupo di questo, è la Commissione e gli inglesi devono trattare appunto con la Commissione, non con i singoli paesi come pensavano o come speravano. E quindi, al di là della speranza di riuscire a sfasciare l'Unione Europea, sta succedendo invece l'opposto, che il rischio è che si sfasci appunto il Regno Unito, che c'è una forte divisione tra gli stessi partiti politici, no? Pensate appunto alla caduta prima di Cameron, che era abbastanza scontata, poi la caduta di Theresa May, i tre accordi non votati appunto dal Parlamento, addirittura la minaccia di non rispettare un accordo internazionale, qualcosa di inusitato da parte di Boris Johnson, del governo di Sua Maestà, perché finché eri Bojo e andavi a Bruxelles e sparavi quella cavolata che tutti quanti conosciamo, ma quando sei primo ministro di uno Stato che non rispetta gli accordi internazionali fa pensare a un signore che sedeva anche da Palazzo Venezia, diceva che i trattati sono carta straccia, capite? Queste cose non ci si aspettano da un governo appunto democratico, da un governo appunto di Sua Maestà, insomma, no? La più antica democrazia occidentale. Dicevo, questa mancata consapevolezza del capitale politico investito nel processo di integrazione europea ha fatto compiere dei gravissimi errori di valutazione e che hanno portato poi alla Brexit e agli esiti di questi giorni. Un ultimo elemento è quello che riguarda noi federalisti. Io credo che il Regno Unito potrà entrare magari in una seconda fascia, quelli che vogliono l'Europa mercato. Il tema si deve porsi, anche per stati come l'Ungheria, la Polonia. Volete solamente entrare in un mercato, anche io oso dirlo, anche per la Turchia. E quindi quel tema che i federalisti hanno sempre sostenuto che è stato ben esplicitato anche in un libro recente di Sergio Fabbrini, Sdoppiamento, no? Per cui i paesi che vogliono andare verso una integrazione politica, e vale a dire verso una costruzione che chiamano gli Stati Uniti d'Europa, che chiamano Federazione Europea, al di là dei nomi conta anche poco, no? E invece gli altri paesi che vogliono semplicemente rimanere un grande mercato di dimensioni continentali e che costruiscono appunto una seconda fascia. Io credo che se noi riusciamo a compiere un'operazione di questo tipo, e la conferenza sul futuro dell'Europa può rappresentare appunto l'occasione di questo, se verrà, come speriamo, appunto convocata a breve, potremmo offrire di nuovo al Regno Unito l'opportunità di entrare in questa fascia, perché, l'ho detto prima bene i professori, per quanto gli inglesi vogliano, è un po' difficile che riescano a spostare le isole britanniche vicino al Vermont o vicino a New York, eccetera, eccetera. In ogni caso, legati all'Europa lo sono dalla storia, dalla cultura, dalla tradizione e da una serie di altri dati, oltre che dalla geografia. Grazie. Grazie Giorgio. Allora, grazie insomma soprattutto per aver sottolineato quest'ultimo aspetto, no? Il fatto che comunque in qualche modo si è mantenuta una unità a livello insomma, dell'Europa, del resto dell'Europa, insomma, di fronte alla Brexit, è un'unità che in qualche modo si è conservata con un po' di difficoltà, ma anche nelle prime risposte che l'Unione Europea ha dato alla crisi del Covid-19, come hai sottolineato tu, ci auguriamo che possa partire il prima possibile la conferenza sul futuro dell'Europa, perché questi strumenti, queste prime risposte che l'Europa sta cercando di dare devono in qualche modo poi diventare strutturali, e per noi l'unico modo, l'unico campo di battaglia, diciamo così, per noi federalisti è quello della conferenza sul futuro dell'Europa, l'unico in questo momento su cui possiamo, si deve puntare e è disponibile. Quindi con gli interventi programmati terminiamo qui, quindi insomma io invito a chi vuole intervenire a in chat anche solo a segnalarlo, così apriamo i microfoni, non apriamo i microfoni a tutti ovviamente per questioni tecniche, ma chi vuole intervenire può farlo. È stata posta una domanda che chiedo ai molto, diciamo così, tecnica, che si addentra un po' all'interno dei negoziati, quindi se c'è qualcuno che può rispondere, da parte di Franco, che chiede se saranno mantenute insomma le sanzioni come erano previste per quanto riguarda i lavoratori italiani. Questo, insomma, chiedo se qualcuno, magari fosse Patrick, Anne, insomma, hanno addentrato un attimo e hanno
qualche risposta più dettagliata in merito, altrimenti anche gli altri, insomma, se vogliono intervenire. Vedo Lamberto, ecco, sono le 19:14, insomma, cerchiamo ovviamente di essere un intervento, insomma, breve, per così dare un po' la possibilità poi ai nostri relatori di rispondere, di intervenire, quindi qualche breve intervento. Partiamo da Lamberto. Grazie Marco, cerco di essere breve. Mi senti? Sentite? Sì, sì, ci sentiamo. Dunque, io volevo ricordare un periodo che mi sembra che nessuno abbia ricordato. Dopo quel caso Giorgio, che ha coperto brillantemente un periodo vastissimo, perché è iniziato praticamente da Filadelfia, dal Federalist, dal quotidiano del Federalist. Quindi, però c'è un momento, secondo me, che è abbastanza fondamentale, che è il momento che va dal 79 all'85, quei 6 anni lì. Io mi ricordo, noi nel dicembre 85 eravamo al Parlamento, nel dicembre, scusate, del 79 eravamo al Parlamento europeo, e perché era appena stato eletto Spinelli, e era l'inizio di una legislatura costituente, secondo noi. Noi nel 79 abbiamo fatto una grossa battaglia, perché ritenevamo che il 79 fosse l'inizio di una legislatura costituente. E in effetti così è stato. L'elezione di Spinelli rappresentò questo, e il 14 febbraio del 1984, vado veloce, Spinelli riuscì a portare la stragrande maggioranza del Parlamento europeo sull'approvazione del trattato, che è il trattato che istituisce l'Unione Europea, poi passata alla storia col nome di Trattato Spinelli, come tutti sapete. E c'è un fatto che qui è fondamentale, che è andato all'approvazione dei governi, è andato nel Consiglio Europeo, e il Consiglio Europeo importante fu quello del giugno del 1985 a Milano. Noi c'eravamo, abbiamo fatto una grande manifestazione federalista, la più grande nella storia del federalismo organizzato, eravamo 300.000, 500.000, chi dice un milione, però in piazza a Milano, la piazza Duomo era strapiena. E ricordo che invece in quel momento, dentro il Castello Sforzesco, c'era il Consiglio Europeo, e la Thatcher si tolse addirittura le scarpe, e con i tacchi delle scarpe, sbattendoli sul tavolo che era davanti, disse: guai al mondo, o questo trattato viene rimesso in un cassetto, lo mettiamo in un cassetto, e altrimenti il Regno Unito non può assolutamente, perché questo l'ha fatto Spinelli, l'hanno fatto i federalisti, è chiaro, è l'anticamera degli Stati Uniti d'Europa, è l'anticamera della Federazione Europea. Thatcher disse: noi come Regno Unito non ci diluiremo mai in una federazione europea o negli Stati Uniti d'Europa. Quindi scordatevelo, o noi o questo trattato. Lì si trattava, col senno di poi, di oltre 35 anni dopo, si trattava di dire da parte dei capi di Stato di Governo di allora, Andreotti, Craxi per l'Italia, più tutti gli altri, di dire: signora, guardi, quella è la porta, no? Questo è un trattato che ha approvato la stragrande maggioranza del Parlamento europeo, noi siamo rispettosi della democrazia europea, e quindi lei, se se ne vuole andare, se ne vada, qui i problemi non ce ne sono. Ecco, il processo, secondo me, di unificazione europea ne avrebbe risentito in maniera positiva. Noi probabilmente non avremmo avuto quella lentezza che poi abbiamo avuto nell'arrivare fino ad oggi. Io di questo ne sono sempre stato convinto. Io mi ricordo che noi, rientrando il 2, 13, 4 dicembre dal Granducato del Lussemburgo, dove ci fu la fine di tutta questa vicenda, dove a Lussemburgo ci fu veramente il 3, 4 dicembre dell'85 la ingloriosa fine di questa vicenda, e Spinelli, eravamo in piazza, a Lussemburgo erano rimasti 5-6 mila, non di più, con tutte le nostre bandiere, e ricordo che Spinelli disse: ma non preoccupatevi, perché noi eravamo tutti arrabbiati, e disse: non preoccupatevi, che fra qualche decennio le cose torneranno. Quindi
Cioè, voglio dire, la battaglia vera, la grande battaglia è stata lì. È stata lì e nei decenni successivi. Cioè, la svolta vera, al di là di che era già in fieri, perché l'ha spiegato bene anche Giorgio, i funzionari, quello là che non ha il nome, e le cose che dicevano anche prima, nei decenni precedenti. Però la svolta vera l'ha data la Thatcher. Perché il periodo Reagan-Thatcher è stato un periodo malefico, che ha portato quello che ha portato, e la svolta vera in Inghilterra, ma anche probabilmente negli Stati Uniti, così come si trovano oggi, perché la vicenda Trump non è una vicenda fra parentesi, è dovuta a questa svolta che c'è stata allora, che noi dobbiamo combattere fino in fondo, che speriamo stia finendo, con l'arrivo di Biden ci sia qualcosa, si comincia a vedere un po' di luce, e quindi però noi, la battaglia, la strada, come diceva Spinelli, come ha scritto nel manifesto di Entertainer, sarà lunga e difficile, ma dovrà essere percorsa e lo sarà. Grazie. Ho un intervento, richiesta di intervento di Matteo Valtancoli. Prego, Matteo. Sì, in maniera veramente molto, molto breve, molto sintetica. Abbiamo parlato delle ragioni che hanno portato sino a qui, diciamo, sino a questo momento. Vorrei chiedere a chi è intervenuto con molta capacità su questo tema, con molta esperienza su questo tema, quale sarà poi la reazione dopo, nel senso, nel momento in cui l'Inghilterra esce, l'Inghilterra ha cercato un po' un rapporto alle volte con l'Europa alla carte, nel senso voleva prendere quello che gli faceva comodo, ma poi lasciare quello che non gli faceva comodo, e però è anche un atteggiamento che anche di alcuni paesi che sono entrati, cioè vorrebbero prendere le parti che gli interessano e lasciare invece, per esempio, i diritti umani da qualche altra parte. Il rischio in un'uscita non concordata o in un'uscita che conceda molto alla Gran Bretagna non è quello di dare un esempio per cui in Europa si entra e quando non si sta più bene si esce. Cioè l'Unione Europea, al di là di un mercato unico comune, non è anche un'unione, non dovrebbe essere anche un'unione di carattere sociale e in quel caso lì un'unione di carattere politico. Il rischio di dare un cattivo esempio con la Brexit è molto forte. Personalmente sarei perché l'Inghilterra paghi integralmente, mi scuso con gli amici italo-inglesi presenti, però paghi integralmente il prezzo di una scelta sbagliata, perché sia questa di esempio a chiunque altro pensi di andarsene dall'Europa, perché al di fuori dell'Unione Europea, dentro questo continente, c'è il deserto. Al di fuori dell'Unione Europea, al di fuori dei nostri confini, ci sono paesi classificabili come terzo mondo, ricordiamocelo, e ricordiamocelo sempre bene. E l'Inghilterra deve capire in maniera molto chiara che ha fatto una scelta di tipo sbagliato. Grazie. C'è qualcun altro? Io non ho ricevuto... Posso dire qualcosa? Vogliamo rifare un giro seguendo l'ordine degli interventi, perché non vedo nessun altro, qui sono 19:20, direi di fare, anzi sei d'accordo, un giro. Gabriele Bassani, vuoi integrare, partire tu? No, non mi sembra di aver risposte rispetto alle cose che sono state dette. Anche, scusami, anche quello che hanno, perché tu sei stato il primo, quindi se hai qualcosa anche da riprendere o comunque da integrare a tuo modo su quello che hanno detto anche gli altri relatori, visto che tu sei stato il primo. No, praticamente quello che ho detto riguardo alla Thatcher era effettivamente la ripresa di un processo nazionalistico che De Gaulle nella sua conferenza aveva denunciato, dicendo che se non cambiano le tradizioni politiche e la personalità nazionale inglese, difficilmente l'Inghilterra potrà mai integrarsi in Europa. Ora, questi fatti indicano che non aveva tutti i torti. E poi,
se andiamo a vedere la sua posizione, la politica della sedia vuota, l'opposizione a tutte le decisioni che non gli andavano bene in Europa, anche lui sostanzialmente potrebbe essere classificato come anti-europeista. Certamente in Inghilterra c'è stato un europeismo discriminatorio sempre. È stato detto molto bene, prendiamo quello che ci va bene, rifiutiamo quello che non ci va, che è il contrario dei principi con cui l'Europa è stata costruita. Ora, io non voglio dire altro, soprattutto su quello che succederà dopo quanto riguarda l'Inghilterra. Una cosa è certa, un altro elemento che ha portato alla crisi dell'imperialismo britannico e dell'identità poi inglese è stata anche la decolonizzazione per come è avvenuta. E poi naturalmente tutti i processi che sono venuti avanti dopo nel mondo e direi ultimo la caduta del muro di Berlino che ha cambiato totalmente la realtà mondiale assegnando all'Europa un peso molto maggiore anche di quello che non aveva prima, perché prima era sempre condizionata dal rapporto est-ovest. Ora l'Europa ha davanti una strada molto difficile. Le svolte di quest'anno sono molto positive. Spero che andando avanti anche l'Europa possa diventare una scelta che faciliti la vita degli europei, perché questo fondamentalmente deve essere la creazione di uno Stato federale con un governo che finalmente possa anche prendere delle decisioni e uscire dall'unanimismo. Io credo che sarebbe una cosa molto buona. Grazie, grazie Gabriele, grazie anche per nuovamente per il tuo intervento iniziale. Patrick, se vuoi integrare. Sì, grazie, no, molto velocemente, grazie del dibattito, grazie dei vari interventi. Matteo pone, secondo me, una domanda assolutamente giusta. Finora non ho visto molto cedimento da parte dell'Unione Europea, il che mi fa estremamente piacere. Sono assolutamente d'accordo con Matteo che non bisogna dare un cattivo esempio. Semmai negli ultimi giorni ho visto che forse c'è un po' di debolezza da parte di Boris Johnson, appunto che non è stato ricevuto né da Merkel né da Macron e quindi insomma già stato avuto la porta sbattuta in faccia. Quindi c'è un momento di forse arrivare un realismo da parte della classe politica inglese, forse. E secondo me, scusa, riprendo anche quello che ha detto Gabriele sull'impero, credo che sia molto importante, cioè, e c'è stato un momento, è stato forse 30-40 anni in cui l'Inghilterra non ha parlato del suo impero, è stata una cosa totalmente di represso a livello psicologico. Con Black Lives Matter, scusate se lo ripeto, ma c'è una consapevolezza, secondo me, che sta nascendo sul ruolo dell'Inghilterra nel mondo, anche nel mondo e nelle sue nefandezze imperiali, posso dire così, anche addirittura nel lontano Settecento l'importanza del tratto degli schiavi. C'è un attimo un'idea, secondo me, che l'Inghilterra si sta un po' interrogando su alcune cose, che può essere soltanto positivo, secondo me, perché riconosce anche il suo peso specifico e quello che è. E grazie anche a Lamberto, aver riportato la discussione su Thatcher, anche io sono d'accordo, Thatcher è estremamente chiave nella discussione economica, è stato prima liberista insieme a Reagan, no? Ma anche a livello dell'idea della nazione. Ricordiamoci che questo poi è negli anni anche della guerra del Falklands, quindi una rinascita di un certo tipo di nazionalismo inglese, prettamente presa dalla figura di Churchill, fra l'altro. Quindi credo che Thatcher sia stato estremamente fondamentale in questo passaggio. E non dimentichiamo anche il discorso che lei fa a Bruges nell'88, no? La Bruges speech, dove devo dire che lei comunque pone l'Europa in maniera chiara, no? O lei sostiene che l'Europa deve essere una famiglia di nazioni sovrani che poi si mettono d'accordo, oppure lei ovviamente è contrario al F-word, come dice lei, o altri, federalismo. Quindi insomma credo che sia veramente un punto di svolta importante. Ann, a te la parola. Grazie, sì, volevo solo cercare un attimo di rispondere a Franco su questa questione che veramente non ho capito bene, ma mi sembra che non credo che siano molti discorsi ancora sui diritti dei lavoratori italiani e europei in Inghilterra, perché mi sembra che lì
sono ancora i dettagli, ma è stato tutto concluso con l'accordo di recesso, quindi mi sembra che sono i dettagli che vanno raffinati adesso, non so questa cosa della multa, ma vabbè, chiedo scusa se non so di più su questa cosa qua. Ecco, però volevo una cosa su quello che ha chiesto Matteo, cioè io quando leggo cosa succede nel mio paese, anche con i miei familiari, cioè tutte le sere guardano film di guerra e tutti si gasano ancora sul fatto che hanno vinto la guerra e dalla guerra in poi praticamente su tutto quello che ha fatto l'Europa, su come cioè non c'è verso in Inghilterra di sapere cosa fa l'Unione Europea, come è costituito, cioè loro sanno solo che è una fregatura e non c'è democrazia e tutta questa... Queste storie qua che ha raccontato Boris Johnson negli ultimi 30 anni, per cui adesso si è trovato in una situazione dove lui evidentemente non gli interessa cosa succede tranne per proprio il suo personale potere, perché cioè lui dopo il referendum, come sapete, lui ha fatto un discorso di dire sì, io sono a favore di sì o è un altro discorso per il no, e poi ha deciso, insomma, così l'ha buttato là una moneta per decidere da che parte stare, ma non, secondo me lui non è che ci crede in niente in particolare, tranne appunto l'acquisto del proprio potere. Ecco, e il fatto che noi, diciamo da questa parte della Manica, abbiamo visto i negoziatori, abbiamo visto Barnier, un grande signore che negozia in modo perfetto e che tutti i capi di Stato gli danno il massimo appoggio, però gli inglesi questo non lo capiscono proprio, a partire da Boris Johnson, ed è una cosa molto triste, perché non capire proprio niente di come funziona l'Europa. Però diciamo che secondo me i giovani stanno cominciando a rendersi un po' più di conto, infatti vedi qualche volta qualcuno dice beh vabbè, aspettiamo che muoiano un po' di vecchi e rientreremo. E questo, io mi oppongo a questo perché sarei tra quelli che invece vabbè, non lo vedo in quel modo, però. E l'altra cosa che volevo aggiungere solo, secondo me il risultato di dove andremo in futuro dipenderà molto da come vengono gestiti i social media, perché voi sapete che anche la storia di Facebook, anche le fake news che hanno lanciato in Facebook i giorni prima del referendum, questo hanno influenzato un po' il risultato e ha un fortissimo effetto su tutto quello che è il modo degli inglesi di vedere l'Unione Europea, che come dicevo sembrerebbe la fonte di ogni male. Ecco, però ho visto che l'Unione Europea sta reagendo, in particolare sulla storia del Covid, stanno cercando di bloccare, anche Facebook si è mosso ultimamente per cercare di eliminare, è diventato più facile diciamo fare sparire un sito che fa notizie false, quindi c'è stata un po' una reazione. Secondo me avrà molta importanza questo, perché il controllo dei giornali in Inghilterra è molto importante, è stato fondamentale, ma anche il controllo dei social media. Io spero che con l'aiuto dell'Unione Europea troveremo anche il modo di gestire questo in modo un po' più sensato in futuro. Ecco, almeno me lo auguro. Grazie a tutti. Grazie Anne. Allora chiudiamo il giro. Giorgio, se vuoi aggiungere qualche considerazione? Sì, ho 5 minuti, dimmi tu i tempi. Sì, nei 5 minuti va benissimo. Perfetto. Allora, prima cosa, quello che diceva prima Lamberto. Il Regno Unito è però stato spesso un alibi per gli altri paesi. Gli inglesi non vogliono, quindi non si può avanzare. Non è mai stato vero. Senza l'inglese si è fatto Schengen, senza l'inglese si è fatto l'euro, no? E ricordiamolo che quando è stato lavorato il Trattato di Maastricht, noi siamo stati a Lamberto a fischiare la Thatcher a Palazzo Madama, a Roma, dall'altra parte della Manica c'era appunto lei, la signora Iron Lady, la signora di ferro. Quindi spesso gli inglesi sono serviti. Adesso questo alibi non c'è più. Ecco, da questo punto di vista forse l'effetto benefico della Brexit può essere questo. Secondo aspetto,
non diamo troppo la colpa solo ai conservatori inglesi. Ai tempi di Chamberlain, il Regno Unito ha saputo trovarsi un Winston Churchill. Ora, di fronte alla crisi che è stata evidente in un certo momento, la crisi generata da Brexit e la crisi del Partito Conservatore, di là si è trovato un mister nomadi come Jeremy Corbyn. Lasciatemelo dire questo. Se ci fosse stata la crisi di un paese, si manifesta nella crisi, lo stiamo vedendo in altri casi, nella crisi sia del partito di maggioranza che nei partiti alternativi o di minoranza. Perché se l'alternativa fosse reale e seria, ovviamente non ci sarebbe una crisi di questo tipo. Quindi anche i laboristi hanno delle gravi responsabilità. Terzo aspetto, non dimentichiamolo, è stato un leader laborista inglese a fare un'affermazione tranchant come quelle della Thatcher. Tra la nazione e il mondo, nulla. Gordon Brown. Tra la nazione e il mondo, nulla. Cioè non siamo disposti ad accettare nessuna autorità sovranazionale che al di sopra della nazione sia capace di regolare nulla il mondo. Su quel che è avvenuto, gli vedo che la domanda, cerco di dare una risposta se la capisco bene, di Franco Castrovilla, spero di pronunciare bene il suo cognome. Non sono 60 miliardi di sanzioni, è l'accordo di recesso che stabilisce che il Regno Unito, come in ogni altro accordo di recesso, partecipi anche per i prossimi anni o decenni a quei piani a cui che aveva contribuito quando era membro, naturalmente a formulare e a ratificare. Se ricordo bene, i miliardi di euro, perché poi c'è anche la differenza euro-sterlina, sono dell'accordo definitivo, sono 48 miliardi. Non so se sia. E su questo l'accordo, per fortuna, sull'accordo di recesso non si è mai tornato. La battuta l'ho citata in un comunicato stampa. Pascal Lamy, un altro uomo molto vicino, prima citava naturalmente il grande negoziatore europeo Michel Barnier. Non ci sarà... La mia ha detto: non ci sarà nessun accordo, ci sarà solo una procedura. Sapete cosa sono le procedure? Come quando si adesso entra in un sito e se non segui tutte quante, metti tutte le possibili X, eccetera, non riesci a comprare un biglietto. Una procedura. Il Regno Unito si sta accorgendo adesso, anche il signor Boris Johnson, che di fronte all'Unione Europea c'è una procedura, e quella procedura ha dovuto tornare indietro anche sulle norme assurde che vuole far approvare dal Parlamento da Westminster sul mercato interno, che contraddicevano appunto l'accordo di recesso, e alla fine, se ci sarà un accordo, ci dovrà seguire appunto quella procedura, cioè gli inglesi dovranno rispettare tutte le norme, come fa la Norvegia, e per di più non avranno più nessuna voce in capitolo, se vogliono rimanere appunto il mercato unico. Hanno dovuto sorbirsi, no, e non voleva assolutamente, lo statuto speciale dell'Irlanda del Nord, che sposta i confini, ma le cose che sono state dette, no? Un ultimo motivo, se volete, anche di consolazione, prima di nuovo risalendo a Lamberto, no? Nel 79 vince la Thatcher nel Regno Unito, nell'80 vince Reagan negli Stati Uniti, e comincia un lungo periodo di trionfo del pensiero liberale, insomma, no, il governo non è la soluzione al problema, eccetera, eccetera, no? Un periodo molto lungo in cui questo pensiero ha esercitato un'egemonia sull'Occidente, sull'Occidente e anche sulle classi dirigente. Tony Blair, il nuovo Labour, doveva in qualche modo adeguarsi a quel modello, insomma, lo ricordiamo, al di là delle terze vie. Però, signori, nel breve arco di 6 mesi noi abbiamo prima la Brexit e poi la vittoria di Trump e degli Stati Uniti. E noi pensavamo, Steve Bannon, che cominciava un altro grande potenza anglosassone, di nuovo hanno dato un rallentamento al mondo. No? Quindi, sovranismo, nazionalismo, eccetera. Siamo a 4 anni di distanza. Il Regno Unito, abbiamo visto cosa è successo in questi 4 anni, perché lo sfascio della classe dirigente britannica in questo tempo è sotto gli occhi di tutti. Molti dicono che se ci fosse stato un nuovo referendum probabilmente avrebbero vinto appunto i Remainers, no? E molti chiedevano appunto anche questo. E Trump, pur con trionfi, onde, come si diceva appunto negli Stati Uniti, blu contro le onde rosse dei repubblicani, Trump se ne andrà dalla Casa Bianca, e ormai tutti i ricorsi, anche l'ultimo, no, del Texas, è passato. Sono passati appena 4 anni. Il mondo è cambiato, anche gli inglesi dovranno tenere conto. Grazie. Bene, grazie Giorgio per questo ultimo intervento. Ringrazio nuovamente tutti i nostri relatori, Gabriele Bassani, Patrick Leach, Ann Perry e appunto Giorgio Anselmi. Per cui vi ringrazio a tutti per essere stati qui con noi fino alla fine, ringraziamo anche chi ci ha seguito
live su Facebook.